Vittorio Lubic, professore ordinario di meccanica quantistica, si dedica da sempre con passione all'attività di divulgazione scientifica. A lui il compito di rispondere alla domanda: che cos'è il tempo? Che cos'è il tempo? Questa è la domanda a cui cercheremo di rispondere in questa lezione. La storia del tempo nella fisica è una storia che può essere divisa in tre capitoli. Il capitolo 1 è il capitolo del tempo assoluto, l'idea del tempo che nella fisica ci ha insegnato Newton, il tempo che scorre uguale per tutti. Poi c'è il capitolo 2, che è il capitolo del tempo relativo, il tempo come ce l'ha spiegato Einstein. Infine c'è il capitolo 3, che potremmo intitolare il tempo quantistico, che è il capitolo il cui contenuto ancora non c'è chiaro e sul quale anzi molti fisici oggi stanno ancora lavorando per cercare di capire cosa c'è al suo interno. Dunque iniziamo la storia dal capitolo 1, il tempo assoluto. Con l'idea del tempo assoluto è il tempo che è lo stesso per tutti, che scorre uniformemente. Molte volte è stato paragonato a un fiume che scorre. È l'idea del tempo con la quale tutti quanti siamo cresciuti, che è l'idea che ci viene, se vogliamo, dalla nostra esperienza di tutti i giorni. Questa idea del tempo assoluto può essere rappresentata da una linea. La linea del tempo è una linea sulla quale a ogni istante di tempo corrisponde un punto su questa linea. Quindi, per esempio, adesso, mentre sto parlando, questo adesso corrisponde un punto su questa linea. Tra 15 minuti, quando avremo terminato questa lezione, il tempo sarà andato un po' più avanti e ci troveremo un po' più avanti. Domani saremo più avanti ancora e così via. Ci stanno tutti gli istanti di tempo futuri, sono a destra del tempo presente e a sinistra invece c'è tutto il tempo passato. Quest'idea della linea del tempo, che se ci pensiamo è la prima rappresentazione del tempo che ci viene insegnata a scuola, come ce la insegnano alle scuole elementari, in realtà oggi sappiamo che è sbagliata. Lo abbiamo misurato con gli orologi. Abbiamo per esempio visto che un orologio sulla Terra in basso, in pianura, a livello del mare, segna un tempo che scorre più lentamente del tempo in cima a una montagna. E abbiamo anche visto che il tempo è anche influenzato dal movimento, dalla velocità. Quindi, per esempio, il tempo su un aereo che vola scorre più lentamente del tempo a terra per chi sta fermo. Quindi non esiste un'unica linea del tempo, come ci ha insegnato Newton, ma esistono tanti tempi. E questo ci porta al capitolo 2 della nostra storia, che è il capitolo del tempo di Einstein della relatività. Perché la relatività ha cambiato profondamente la nostra idea del tempo, lo possiamo capire partendo da quella che è l'osservazione fondamentale che ha fatto Einstein e che riguarda la velocità della luce. Cioè Einstein ha capito che la velocità della luce è esattamente la stessa in tutti i sistemi di riferimento inerziali. Vuol dire che, per esempio, se un viaggiatore si trova su un treno che si muove e fa partire sul treno un segnale luminoso, per esempio accendendo una torcia, con la velocità con cui questo segnale di luce si muove sopra il treno e la velocità con cui invece vede muoversi questo segnale di luce una persona che stesse fermo al binario e vede il treno passare, queste due velocità sono esattamente le stesse. Perché il fatto che la velocità della luce sia la stessa in tutti i sistemi di riferimento comporta poi un cambiamento radicale nella nostra idea del tempo, lo possiamo capire immaginando il seguente esperimento. Supponiamo di costruire un orologio particolare, un orologio molto semplice fatto con la luce. Per esempio prendiamo un'asta all'estremità della quale sono attaccati due specchi, uno specchio sopra rivolto verso il basso e uno specchio sotto rivolto verso l'alto. Immaginiamo di prendere un segnale di luce che oscilla tra i due specchi, quindi parte dal basso, arriva in alto, viene riflesso, torna giù, su e giù, tic-tac, tic-tac. Ecco, questo sistema si comporta come un orologio, misura il tempo. Ora immaginiamo di prendere questo orologio fatto con la luce e di metterlo su un treno che si sta muovendo. Cosa vede un osservatore che si trova invece fermo al binario della stazione e vede passare il treno con l'orologio sopra? Beh, quello che vede l'osservatore al binario è che la luce non compie un percorso su e giù, ma compie un percorso in diagonale, a zigzag, di questo tipo. Perché compie un percorso diagonale? Perché mentre la luce viaggia per andare
dello specchio in basso allo specchio in alto, nel frattempo il treno si sta muovendo e quindi anche lo specchio si è un po' mosso, quindi la luce per raggiungerlo deve percorrere una traiettoria diagonale e allo stesso modo quando riscende deve andare in diagonale per raggiungere lo specchio in basso che nel frattempo si è mosso insieme al treno. Quindi per l'osservatore che guarda l'orologio fermo al binario, la luce compie un percorso a zigzag, che è un percorso più lungo del percorso su e giù che si vede quando invece l'orologio è fermo. D'altra parte, poiché come ci ha insegnato Einstein la velocità della luce è esattamente la stessa per chi sta sul treno e per chi sta al binario, quindi la luce si muove sempre con la stessa velocità, dovendo fare una traiettoria più lunga impiega un po' più di tempo. Quindi se l'osservatore al binario vede un orologio a luce vicino a sé che fa tic-tac, tic-tac, quando vede l'orologio sul treno vede tic-tac, tic-tac. Cioè l'orologio a luce sul treno segna un tempo che scorre più lentamente. Naturalmente uno potrebbe dire, va bene, ma chi ha mai visto questi orologi strani fatti con la luce? E potremmo pensare che se, anziché usare l'orologio a luce sul treno, guardassimo l'orologio del nostro cellulare, un orologio da polso o un vecchio orologio a pendolo, questi altri orologi invece si comporterebbero tutti normalmente. Invece così non è. Quello che ha capito Einstein, che sappiamo essere vero, è che tutti gli orologi sul treno si comportano esattamente allo stesso modo. Il motivo per cui devono rallentare esattamente alla stessa maniera è una legge della fisica, che chiamiamo il principio di relatività, che ci dice che non c'è nessun modo, stando all'interno di un sistema di riferimento che si muove, per esempio su un treno che si muove, per capire se il treno si sta muovendo oppure, ad esempio, sta fermo. Se l'orologio a luce andasse a una velocità diversa dall'orologio del cellulare, una persona sul treno, confrontando la velocità con cui si muovono i due orologi, potrebbe capire in questo modo che il treno si sta muovendo, ma questo non è possibile. Quindi sul treno tutti gli orologi, quello a luce, quello del cellulare, qualunque tipo di orologio, in realtà scorre alla stessa velocità e scorre più lentamente di un orologio fermo al binario. Ma allora se tutti gli orologi sul treno vanno più lentamente, dobbiamo concludere che è il tempo sul treno che scorre più lentamente. Questa cosa che ha capito Einstein poi l'abbiamo verificata sperimentalmente. A partire dagli anni 70 abbiamo avuto a disposizione gli orologi atomici, che sono orologi molto precisi. E un primo esperimento molto famoso che è stato fatto in quel periodo è consistito nel prendere due orologi atomici assolutamente identici tra loro. Un orologio è stato messo su un volo di linea che ha fatto il giro del mondo e invece l'altro orologio è rimasto a terra. Quando il viaggio è terminato e i due orologi sono stati confrontati tra loro, quello che si è osservato è che effettivamente l'orologio che aveva viaggiato sull'aereo ed aveva fatto il giro del mondo era andato più lentamente, aveva perso qualche frazione di secondo rispetto all'orologio rimasto a terra. Quindi il tempo sull'aereo che si muoveva è scorso più lentamente del tempo a terra. Questa, se ci pensiamo, è la verifica sperimentale di un paradosso molto noto che spesso viene raccontato quando si parla della teoria della relatività, che è il paradosso dei gemelli. Ci sono due fratelli gemelli, uno dei due fa il pilota di astronave e a un certo punto compie un viaggio interstellare lungo su un'astronave futuristica che si muove a una velocità, diciamo, non piccola rispetto alla velocità della luce. Ecco, quello che succede è che quando il gemello che ha viaggiato torna sulla Terra e si incontra col fratello, lui è rimasto più giovane del fratello a Terra. Esattamente nello stesso modo in cui l'orologio gemello che ha fatto il giro del mondo sull'aereo è rimasto, fatemi dire tra virgolette, più giovane dell'orologio che invece è rimasto a terra. Questa è una cosa che ha capito Einstein, e Einstein ha capito anche un'altra cosa importante sullo scorrere del tempo. Ha capito che lo scorrere del tempo è anche influenzato dalla forza di gravità. Quindi ha capito, come abbiamo già accennato prima, che ad esempio un orologio sulla Terra in basso, a livello del mare, segna un tempo che scorre più lentamente di un orologio in cima alla montagna, proprio perché la forza di gravità esercitata dalla Terra sull'orologio in basso è un po' più forte della forza di gravità in cima alla montagna oppure su un aereo che vola. E questo è un effetto di nuovo che abbiamo misurato con gli orologi atomici e che vale sempre, quindi possiamo anche dire, anche se è un effetto molto più piccolo, che per esempio gli orologi al piano terra di questo edificio in cui ci troviamo scorrono un po' più lentamente degli orologi al primo piano. Quindi il capitolo 2 ci insegna che non esiste, come pensava Newton, un unico tempo che scorre uniformemente uguale per tutti, ma ogni orologio segna il proprio tempo, che è diverso a seconda del fatto che l'orologio ha viaggiato
viaggiato oppure non ha viaggiato, è andato in alto o in basso. Quindi non esiste un'unica linea del tempo, ma esistono tante linee del tempo, infinite linee del tempo, se vogliamo. E queste linee del tempo possono essere immaginate tutte insieme a costituire una tela che quando passi, si trova vicino ad esempio a una grande massa, è una tela che curva, perché le linee del tempo sono curve e sono curvate dal fatto che il tempo, passando vicino alla grande massa, rallenta. Dunque arriviamo infine al capitolo 3 di questo racconto, che possiamo intitolare Il tempo quantistico, di cui non conosciamo ancora bene il contenuto. Sappiamo che esiste un capitolo 3 perché le due grandi teorie della fisica che hanno rivoluzionato il nostro modo di pensare nel secolo scorso, che sono da una parte la teoria della relatività generale, di cui abbiamo parlato nel capitolo 2, e dall'altra la meccanica quantistica, che è la teoria della fisica che ci ha insegnato invece come si comportano gli oggetti estremamente piccoli, le particelle piccole, gli elettroni, gli atomi. Ecco, queste due teorie, per quanto siano confermate perfettamente dagli esperimenti, quindi per quanto le loro previsioni siano in accordo completo con tutte le osservazioni che abbiamo fatto, tuttavia non si parlano tra loro, sono incompatibili. Cioè, non sappiamo bene, quando parliamo della gravità, quindi dello spazio e del tempo che si curvano, non sappiamo bene che cosa succede, come si comportano lo spazio e il tempo, se li andassimo a guardare su scale di distanza estremamente piccole, quelle scale di distanza così piccole alle quali gli effetti della meccanica quantistica diventano importanti. La meccanica quantistica ci insegna che i campi, se li andiamo a guardare a piccola scala, su piccole distanze, hanno una struttura particellare, cioè sono costituiti da particelle. Per esempio il campo elettromagnetico, la luce di cui abbiamo parlato in questa lezione, se li andiamo a guardare su scale molto piccole, ci accorgiamo che è costituita da particelle piccolissime. Queste particelle piccolissime oggi le conosciamo bene e le chiamiamo fotoni. Questa previsione vale per qualunque forza, per qualunque campo, quindi vale anche per il campo gravitazionale. Dunque anche il campo gravitazionale, se lo potessimo andare a guardare su scale molto piccole, dovremmo accorgerci che è costituito da particelle. Ma il campo gravitazionale è lo spazio e il tempo. Quindi lo spazio e il tempo, se li potessimo andare a guardare su queste scale piccolissime dove gli effetti della meccanica quantistica diventano importanti, scopriremmo che sono costituiti da particelle di spazio e di tempo. Atomi, potremmo forse chiamarli, di spazio e di tempo. Cosa siano veramente questi atomi di spazio e atomi di tempo non lo sappiamo, perché appunto non abbiamo capito bene il contenuto del capitolo 3. Una cosa che sappiamo è quali sono le dimensioni di questi atomi di spazio e di tempo. È una scala piccolissima che i fisici chiamano la scala di Planck, che è 10 alla meno 33 centimetri, che è un milionesimo di miliardesimo di miliardesimo di miliardesimo di centimetro. Ecco, questa scala così piccola che non riusciamo probabilmente nemmeno a immaginarci, è tale per cui se potessimo andare a vedere il tempo su questa scala, vedremmo in qualche modo questi atomi di spazio e di tempo e capiremmo forse qualcosa di come sono fatti. Questa storia del tempo nella fisica, divisa in capitoli, è un po' emblematica di come procede la fisica, ma la scienza in generale. Cioè molto spesso accade che effetti anche piccolissimi, come quelli di cui abbiamo parlato a proposito del tempo e che abbiamo misurato con i nostri orologi atomici, ci hanno consentito di capire che l'idea che avevamo precedentemente del fenomeno che stavamo studiando era molto diversa da come invece capiamo ora che è in realtà. Quindi l'idea del tempo di Newton, del tempo assoluto che scorre uguale per tutti, è completamente diversa dall'idea del tempo che poi ci ha dato Einstein. Così come gli atomi di spazio-tempo che previsti dalla meccanica quantistica ci danno un'idea di spazio e anche un'idea di tempo che è completamente diversa del tempo che invece conosciamo bene e che ci ha spiegato Einstein. Certamente possiamo dire che il viaggio nel tempo della fisica ancora non è finito. Grazie ad Alessandro Barbero e a Vittorio Lubic.